partecipato alla task force, signor sindaco, in prefettura con le carabinieri, guardia forestale, polizia, vigili urbani. Cosa è successo? Cosa succederà soprattutto per Castelvetrano? Siamo molto preoccupati. Abbiamo affrontato, su invito della signora prefetta, abbiamo affrontato due temi fondamentali per la città. Quello della sicurezza, che nasce dalla presenza di gruppi di persone che assumono atteggiamenti violenti con la città, che maltrattano la città, usano atteggiamenti indecorosi e provocatori, che creano grande insicurezza ai cittadini. Rispetto a questo tema c'è un impegno da parte di tutte le forze di polizia che operano sul territorio ad agire sinergicamente per reprimere questi atteggiamenti. Noi dovremmo fare anche la nostra parte sul piano amministrativo, perché alcuni luoghi dove questi bivaccano e da cui partono queste condotte, diciamo, che turbano la serenità dei nostri cittadini, sono attività commerciali che vanno quindi attenzionate sul piano amministrativo per capire fino a che punto sono abilitate ad rimanere aperte per tutta la giornata e anche per tutta la notte, determinando e favorendo queste aggregazioni che portano a questi fenomeni, diciamo, indecorosi per la città e percepiti come violenti da una buona parte della comunità. E quindi speriamo che questo tavolo che è stato tenuto in prefettura possa avere una ricaduta efficace ed efficiente sul territorio e quindi, appunto, con il contributo di tutte le forze di polizia presenti nel comune di Castelvetrano possa darsi una risposta energica e decisiva, perché se questi fenomeni non si bloccano subito si diffonde la convinzione che chiunque a Castelvetrano può fare quello che vuole, tanto nessuno li punisce, nessuno li reprime. Esatto, questo concetto va assolutamente debellato subito e immediatamente. E quindi vedremo nei prossimi giorni, evidentemente monitoreremo nei prossimi giorni la capacità di intervento sinergico delle forze dell'ordine per poter, appunto, eliminare questi fenomeni che creano preoccupazione e paura nei cittadini di Castelvetrano, così come si è manifestata in tanti interpelli che ho ricevuto, anche in articoli giornalistici, in tante lettere fatte ai giornali, tanti video che i cittadini hanno mandato di questi atteggiamenti provocatori, alle volte violenti, sicuramente comunque disturbo del decoro cittadino.